Allora, shimas! Benvenuti di nuovo nel canale Kanko Kanai, che amici miei. Grazie di essere qua, grazie del vostro sostegno. Sto sempre registrando dal 17 gennaio, quindi non vi preoccupate se i miei capelli sono sempre così disastrati. Dovrò andarli a tagliare. Quindi, abbiamo superato i 10.000. Ci stiamo lentamente avvicinando ai 10.100, quindi la, tra virgolette, sicurezza che abbiamo un numero, perché perché sicuramente degli hater sicuramente si sono iscritti per poi togliersi nel momento importante, così che siamo sotto di 10.000. Ci sono queste cose, si fanno, lo fanno anche in altri canali, quindi non mi stupirei di più di tanto. Però stiamo lentamente crescendo e quindi sono molto contento. Pertanto, proseguite a mettere il like sul video e iscrivervi al canale, perché è molto importante, perché per me è un feedback importante. Ovvio, non ho più l'ansia di raggiungere i 10.000, non ho mete tra 15, 20, 100.000, non ho queste mete. Voglio soltanto crescere la comunità italiana e anche internazionale, lentamente faremo anche video in inglese. Comunque sia, la comunità italiana, perché uniti siamo forti, da soli non siamo nessuno e dobbiamo risolverci molti problemi che stiamo portando avanti nel mondo marziale, che bisogna assolutamente risolvere, ok? Soprattutto perché c'è un nuovo cambio generazionale al vertice dei vari poteri, quindi è importante che siamo uniti. Pertanto iscrivetevi, perché più siamo e più voci potremo avere, ok? Perché io parlo per la comunità, parlo con la comunità e per la comunità, non parlo come per il Kanko Kanaiki gruppo o Songhyun Devicho, ok? Quando parlerò per Kanko Kanaiki gruppo o come Songhyun Devicho ve lo dirò, ok? E ovviamente per chi volesse ulteriormente aiutare lo faccio attraverso l'abbonamento, e ringrazio tutti coloro che si sono già abbonati. L'abbonamento è e si paga qualcosina, l'iscrizione è gratis, scordatevi, l'iscrizione è gratuito, basta soltanto cliccare, mentre invece l'abbonamento si paga un qualcosina come un caffè, ma può fare la differenza. Perciò ringrazio tutti coloro che si sono già abbonati. Allora, il video di oggi, parliamo subito sul Meat and Potato, ritorniamo a parlare dell'Itsubo. Ne ho già trattato varie volte sui punti di pressione. Itsubo sono in giapponese sono i punti di pressione, ok? L'Itsubo poi si va al Kyushu Jitsu, in Italia si chiama così, Kyushu Jitsu, e Dimmak per quanto concerne arti derivanti dalla Malesia, che poi si immettono all'interno della Cina, eccetera eccetera. Cosa sono? Vi consiglio di andare a vedere il video che ho già fatto, e dove sono sorte anche un po' di polemiche che non era il mio intento. Sappiate, io personalmente parlando cerco di evitare le polemiche in ogni maniera, perché tutti devono essere liberi di fare quello che meglio pensano, meglio decidono. Però quando si arriva a situazioni tipo Dillman, personaggio che si ha fatto le fotografie, sembrerebbe, con Bruce Lee, con Muhammad Ali, eccetera eccetera, una persona che era riconosciuta negli Stati Uniti. Ma quante cose degli Stati Uniti non vanno bene, diciamoci la verità, non è che tutto è oro, argento, tutte le cose che brillano è oro. Ovvio, io sono il primo che ama l'Apple, cioè io ho prodotti Apple perché mi fido, per esempio dietro Apple, perché mi fido dell'ecosistema Apple, ok? Anche se Susan Sei ha ragione, non si dovrebbe chiamare ecosistema, che è tutta un'altra cosa, però nel modo gergale si chiama ecosistema. Però non tutto quello che deriva da lì, alcune cose culturali americane non vanno bene assolutamente, non vanno bene. Quindi Dillman è uno di questi, non va bene assolutamente, è un fake. Poi Dillman, poi cominciamo a esagerare Kiai Jitsu, si chiama così. Una nota, Jitsu, no, lo faremo un altro video, vi farò la differenza, è molto divertente. Comunque, tornando a noi, c'è una situazione abbastanza grave, ok? Cos'è il grave? Quando cominci a pensare che riuscirai a fermare un toro, una persona, allora, un toro chi può essere? Prendete un buttafuori, ok? Un bouncer, che alcune persone sono gigantesche, veramente gigantesche, ok? Perché li prendono grandi appositamente, perché così che
l'utente che viene a disturbare, perché ci sono molti che disturbano, non entriamo nella polemica contro i bouncer, ok? Io li rispetto tantissimo. Quindi l'utente che, anche se ho avuto con alcuni da discutere, però in generale li rispetto tantissimo. Quindi il bouncer deve essere grosso, perché ovviamente sta lì davanti alla porta e ti fa desistere dal comportarti in una certa maniera. Ovvio, ci sono persone che purtroppo esagerano con sostanze o con alcolici, quindi il lavoro del bouncer è un lavoro difficile. Non pensiamolo sempre, ah, mi ha sgridato, mi ha portato, buttato fuori perché XYZ. Ragioniamo sul fatto che quanto sia difficile gestire un locale con gente che viene a fare soltanto caos, ok? Tornando a noi, un bouncer normalmente è gigantesco, ma voi credete di riuscire a fermare una persona? E qui purtroppo un po' di polemica bisogna farla, scusatemi amici miei, si crede di riuscire a fermare una persona attraverso dei punti di pressione? Allora, non va bene pensarla in questa maniera. Il punto di pressione può essere un bonus, un aiuto, un qualcosa che ti permette di distrarre la persona, ok, l'avversario, ok, ma che diventi un metodo in cui io credo vivamente, come faceva Dillman, di colpire pam 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 tre punti o quattro punti dei chakra, dove no, da me, zenzen da me, cioè, che in giapponese significa non, no buono, non va bene, è grave errore, non si può ragionare così. Allora, io vi dico, da persona che ha studiato la struttura dell'itsubo all'interno, perché compare nel, per esempio nel Goshinyo no Te del Daito Ryu, scusate il gioco di parole sempre, Daito Ryu, ok? Di questa scuola, in italiano sarebbe stato corretto nel tema. Nel Daito Ryu effettivamente si studia, per esempio, ci sono dei, per farvi un esempio, ok? Gasho Dori va a premere sui due punti di pressione che nell'Aikido vengono chiamati Yonkyo, soltanto che il Gasho viene premuto sulla parte anteriore, mentre invece Yonkyo tendenzialmente qua nel Daito Ryu Yonkyo viene chiamato Uragote, ma si colpisce anche su Uchigote dello Yonkajo, mentre invece Gasho Dori è del Sankajo. Quindi, tornando a noi, i punti di pressione esistono, ok? Degli Tsubo vengono colpiti qui, per esempio, qui sotto la tromba dello stacchio, per quanto alcune scuole che hanno una forma di Minage all'interno del Daito Ryu, bisognerebbe fare una storia su quello, perché non è che tutte le scuole di Daito hanno una linea identica per XYZ. Alcune seguono certi programmi, altri sviluppano altri tipi di programmi, ok? Poi da lì chiamare una scuola che è diventata, che palesemente era un Hakko Ryu Daito Ryu, perché il maestro del fondatore Okuyama aveva fatto Daito Ryu, chiamarlo anticipo, ci sarebbe molto da dire, ma non entriamo dentro, ok? Ne farò un video, sto preparando le fonti per fare questo discorso. Gli Tsubo vengono utilizzati, ok? Viene utilizzato, però se io vado a creare solo il dolore sicuramente non funzionerà, perché ci sarà sicuramente una persona che non sente quel tipo di dolore, ci saranno persone che magari hanno un braccio forte, ma irrorato anche di sangue, ok, un braccio grosso, ma magari lo tsubo, anche se lo colpisco perfettamente come mi è stato insegnato a farlo nella maniera più precisa possibile, non riesco a fare. Che poi alcuni dicono, no, devi metterci lo spirito dentro per poterlo rompere. Signori, che noi mettiamo il chimè dentro, perciò la concentrazione su quel punto, sì, visualizzare che col dito, perché nel Daito, per esempio, utilizziamo molto le dita per identificare le varie posizioni di energia che noi vogliamo emanare, ok? Perciò concentriamo con l'idea di attraversare le cose, ok? Però da lì a dire che con lo spirito ti romperò le cose mi sembra Kenshiro, quindi non va bene. Ha senso studiarlo? Sì, come bonus, con qualcosa di extra, sicuramente, perché alcune scuole magari non le hanno, oppure la modernizzazione di alcuni Gendai Budo hanno perso questo tipo di studio. Per esempio, nell'Aikido molti punti di pressione che compaiono nel Daito Ryu non ci sono. Se poi parliamo dell'elenco mostrato nel Goshinyo no Te, non ci sono assolutamente. Lo posso dire tranquillamente su questa cosa. Però, l'Aikidoka ne soffre a non averne?
Assolutamente no, ci sono molti praticanti di altissimo livello che non hanno bisogno per praticare la loro pratica. Ci sono moltissimi praticanti di altissimo livello di karate che non hanno bisogno di questa cosa. Ci sono moltissimi praticanti di judo che, nonostante esista anche lì un lavoro, uno studio sui punti di pressione in alcuni aspetti, per esempio il quazzo, nella realtà dei fatti non hanno necessità per poter essere judoka. Non so se rendo l'idea, ok? Chi è interessato lo faccia, vi ripeto, tutti liberi di fare quello che vogliono, quello che desiderano, quello che meglio credono nella loro capacità di evolvere come praticanti, come budoka, come praticanti di arti marziali in generale, ok? Però, come le polemiche che mi furono fatte, in cui ci sono state persone che mi hanno minacciato perché erano maestri di Kyushu Jitsu, no, non va bene, non va bene, non è che qui si sta affermando la tua, quello che fai fa schifo, non ho detto mai questa cosa, mai, bensì stavo dicendo che bisogna essere più vicini alla realtà. Un punto di pressione può creare disturbo, può creare sensazioni dolorose, può creare anche il KO, perché ricordatevi, qui si colpisce il mento c'è un nervo e da lì, però ricordiamoci, il KO della box viene emanata perché l'attimo in cui io sto andando a colpirti la parte alta, l'altro si protegge, sta andando il montante e ti colpisce. Quello che non vedi ti mette KO, anche per strada, quello che non vedi. Se tu sei concentrato su questo e questo all'improvviso uno ti dà un colpo qui in faccia, puoi andare in KO perché non eri pronto a riceverlo. Se invece sei pronto, ovviamente, non è che il nervo si nasconde, questa è una cavolata, bensì se sei pronto, ovviamente, l'attimo in cui lo ricevi, riesci bene o male ad attutirlo, capite il senso? È la capacità di non far vedere quello che sta arrivando che ti mette KO, non perché per forza di cose ha colpito il punto di pressione del mento o del sotto il mento, capite? E ci sono due punti di pressione qua, anzi, in realtà ce ne stanno altri due, comunque, senza entrare nel merito. Quindi, tornando a noi, va benissimo lo studio extra, non va bene se si comincia a pensare che basta solo quello per poter stendere una persona. Ed è sbagliatissimo, ok? Grazie ancora di essere stati qua, mettete il like sotto il video e iscrivetevi al canale perché è molto importante. Sicuramente questo video farà un po' di polemica, ci sarò dietro a rispondere. Però fino a che non ci sono minacce di vita o di morte, compagnia bella, va benissimo, si può crescere sempre discutendo. Se ci sono queste cose, ovviamente sappiate che non rispondo già a priori, ok? Grazie ancora, ci vediamo nel prossimo video. Domani che sono stato.